Se io vi dico che vi sto parlando di uno scrittore che fondamentalmente era un uomo solo, non c'aveva una lira, non c'aveva un lavoro, non c'aveva una donna. E ai tempi suoi non c'era manco la TV, internet, YouTube, WhatsApp, niente. Che cosa vi viene in mente? Ma manco Leopardi, vi viene proprio perché Leopardi, bene o male, i soldi in saccoccia, le famiglie, c'è la vita, vi viene proprio in mente un disperato, ecco. Questa disperazione ha dato la possibilità a una mente fondamentalmente malata di essere il padre della narrativa fantastica. Di chi sto parlando? Clark Ashton Smith. E questa è la super raccolta uscita per Mangiaciari, che si intitola Atlantide e i mondi perduti. Clark Ashton Smith, diciamo, è stato probabilmente, se non il padre, uno dei padri del fantastico. Più precisamente la critica l'ha collocato nel mondo del weird tales, ovvero della narrativa weird. Che poi cosa voglia dire weird? Vuol dire strano, ma fondamentalmente, diciamo, è una definizione partorita dal cretinismo della critica, perché non vuol dire niente. Ci sono racconti definiti weird che in realtà sono horror, o che in realtà sono di fantascienza, o che in realtà sono soprannaturali, oppure sono di fantasmi, o sono semplicemente fantastici, ma è una terminologia della critica letteraria. Pensate, in Italia, fino a neanche pochi decenni fa, come H.P. Lovecraft, nome molto legato a quello di Smith, il caro vecchio Clark era considerato semplicemente un scrittore di fantascienza. Alcuni dicevano fantascienza soprannaturale, ma sempre fantascienza era. Clark Ashton Smith è nato nella seconda metà dell'Ottocento, è morto nel secolo scorso, nella prima metà del Novecento, ed è noto per due cose. Primo, per essere stato il migliore amico di penna del solitario di Providence, ovvero di Howard Philip Lovecraft. I due si sono scritti incessantemente per una cosa come 13-15 anni. E la seconda cosa per cui è famosissimo Clark Ashton Smith, ancora più delle sue opere, è che lui è stato il vero padre di tutto quello che è l'immaginario soprannaturale più famoso di Lovecraft. Perché fu proprio lui a dare le idee, i suggerimenti, gli incipit allo scalatore delle montagne della follia per scrivere i capolavori che ha scritto. Come Howard Philip è stato fondamentalmente uno sfigatone anche dal punto di vista editoriale. Voi avete ben presente, Lovecraft in realtà è un nome che è stato riscoperto negli ultimi 25-30 anni, fino a prima di quel periodo era praticamente ignorato. Clark forse lo stiamo riscoprendo negli ultimi 10-15, ma neanche tanto, siamo lontani dalle vette di Howard Philip. Questa raccolta di Mondadori contiene quattro suoi racconti veramente fondamentali in tutto e per tutto. E sto parlando di Xikarf, spero di pronunciarlo bene, Averoigne, spero di pronunciarlo bene, Zotik e ovviamente Atlantide. Gli ambiti dove si muovono questi quattro racconti sono i più disparati. Partiamo dai misteri di Atlantide al post-apocalittico, alla fantascienza, fino ad arrivare al soprannaturale. Qui una capra ignorante potrebbe dire: Cribbio puzza maledettamente di Lovecraft, senza sapere che è lui che ha suggerito, come ho già detto, a Lovecraft tante intuizioni. La cosa più bella di Clark Ashton Smith è non solo una prosa che ora andremo a approfondire, ma è proprio la sua creatività. Figuratevi, quest'uomo solo, che diciamo senza niente, senza fregna, senza soldi, solo con i libri, aveva davanti a sé una sola possibilità: immaginare l'inimmaginabile. E per uno che, a differenza dei scrittori di oggi, poteva lavorare solo di fantasia, ragazzi, ha fatto un lavoro che a me basta. La creatività che aveva Clark Ashton Smith sono pochissimi nella storia della letteratura e del fantasia, e posso dire di averlo. Ma dicevamo la prosa, uno dei grandi motivi che ha reso comunque più lenta la fama di Smith rispetto a Lovecraft è proprio la sua prosa. Probabilmente in un periodo sbagliato della nostra storia, beh, ragazzi, lui scriveva in modo aulico.
alcune volte anche barocco, ma sicuramente non scriveva come parlava. Pensate, non aveva neanche un titolo di studio perché all'epoca non se lo poteva permettere. E la sua cultura, la sua formazione sono stati i libri di narrativa. Tra i suoi autori preferiti ne cito tre. Edgar Allan Poe, ora ditemi se c'è uno nella storia della letteratura che non sia stato in qualche modo influenzato da Edgar Allan Poe. Vabbè, è come per nel mondo del rock, no? Non esiste riff al mondo che non abbia già suonato Tony Iommi dei Black Sabbath. Nel mondo della letteratura non esiste verso al mondo che non abbia già scritto Edgar Allan Poe. Ecco, Edgar Allan Poe è stato perciò fondamentale, insieme agli altri che vado a dire, per quello che è stata la costruzione della sua prosa e per le sue visioni, per quella che è stata poi la sua creatività nel fantastico. Il secondo è stato Pierce e infine Dostoevsky, che da un punto di vista puramente lessicale è stato proprio il suo vate. Che cosa vi devo dire? Io ho potuto comprare questo libro, l'ho voluto comprare soprattutto perché Amazon attualmente, vi ricordo, ci sta regalando l'opportunità di comprare parecchi testi interessanti usati e rispetto al costo nuovo, ovvero sia 25 pippi, che non è poco, l'ho pagato incluso spedizione Prime 12 euro. Non so se rendo l'idea. È bellissimo, mi piace anche questo nero. È un testo neanche troppo grande, sono 4 racconti, ma stiamo parlando di 600 pagine, perciò i racconti non sono neanche troppo lunghi. Si divora veramente in pochi giorni. È proprio uno di quei testi che è bello pure da avere solo in biblioteca, cioè dopo che l'hai letto ti piace vederlo esposto, ti piace parlarne, ti piace far vedere quanto è fico il mondo del fantastico. E voi conoscete Clark Ashton Smith? Cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti. Sotto il video, come al solito, i link di Creepy Books per pagina Facebook e blog. Mi raccomando, tante iscrizioni, tanti pollicelli in su. Un bacione! A Pippo, Atlantide, Pontis e noi ci vediamo alla prossima!